Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la tappa partenopea di NAZR, Festival Internazionale di Cortometraggi sulla Palestina, promosso a Napoli dall'Ecole Cinéma di Scampia e patrocinato dal Comune. Partito ad inizio settembre dal Lido di Venezia, il festival attraversa numerose città italiane per arrivare poi a Gerusalemme, Gaza, Ramallah e Jenin. È il vissuto di tanti ragazzi, di uomini ma anche di donne, è il vissuto diciamo privato, magari il senso per esempio del film di fiction Bombonè, che magari può essere per esempio la maternità annegata. O può essere invece il racconto magari di come i ragazzi vivono la musica nel loro paese, quindi anche un modo proprio per costruire dei ponti culturali su quelli che sono i sentimenti dei ragazzi, siano essi palestinesi o non. È importante aprire lo sguardo dei ragazzi a quello che è la realtà a noi circostante, quindi oggi è la Palestina, domani sono tanti altri conflitti, tutti quelli che attualmente appunto nel mondo ancora non consentono di poter parlare di pace. 68 lavori in concorso, 18 i corti finalisti che saranno proiettati al PAN e al complesso di San Domenico Maggiore dal 22 al 24 ottobre, con un'anteprima domenica 21 presso la cooperativa Epappece di via Mezzocannone. A livello popolare c'è molta attenzione, nelle scuole, nella società, quando si propongono questi incontri, queste rassegne di libri o di cinema o di teatro, c'è molto ascolto e molto seguito. Ti confesso che ho pianto quando ho visto quel breve documentario di Fanbege a inizio anno scolastico, che c'era un attore e un'attrice che facevano, insomma, l'attore faceva parte del professore che insultava questa ragazzina con il foulard in testa, che poi alla fine è stata difesa dai suoi compagni e stavano quasi per aggredire il professore e l'attore, insomma. È una cosa molto importante, lavorare sulla cultura, ma farlo ad iniziare dalle scuole. Serata finale con le scuole e le premiazioni mercoledì 24 ottobre a San Domenico Maggiore a partire dalle ore 16. Saranno assegnati fra gli altri il premio della giuria giovani e il premio Oltre le Mura, attribuito dalle donne detenute nel carcere femminile di Pozzuoli. Parlare di Palestina significa parlare della storia del mondo, dei popoli che vengono anche allontanati dalle proprie terre, ma soprattutto della violazione dei diritti che non riguardano chiaramente soltanto i palestinesi, ma riguardano l'essere umano. E oggi più che mai ne abbiamo bisogno perché forse si sta dimenticando una dimensione umana e di rispetto dei diritti fondamentali di tutte le persone che abitano il nostro mondo. We cannot now go to the university. There is no money, we cannot build the houses, we don't have anything to scare, you know. We in the street, okay? For what we scare? You scare if you're rich, if you have villa, if you have money in the bank. We don't have anything. It means we can do anything. We can do anything.